Buongiorno a tutti, vi illustrerò il primo provvedimento del governo Renzi che riguarda un bell'aumento del prelievo fiscale, in primis sulla casa. La TASI aumenterà perché i comuni possono avere adesso, hanno grazie appunto a Renzi, la possibilità di aumentare l'aliquota massima che era prevista per la TASI, la famosa tassa sui servizi indivisibili dei comuni, dal 2,5 per mille può arrivare fino al 3,3 per mille sulla prima casa. Questo è giustificato perché in sostanza si vogliono garantire anche alla TASI le detrazioni che prima appartenevano appunto alla vecchia IMU. Però anche qui c'è l'equivoco perché in sostanza non tutti i soldi dell'aumento potranno andare nelle detrazioni e comunque non è detto che tutte le detrazioni della vecchia IMU verranno coperte. Quindi ci potranno essere anche famiglie che pagheranno di più perché avranno minori detrazioni rispetto all'IMU. Quindi in sostanza andiamo a ricapitolare quanto si pagherà per la prima casa. L'IMU rimane per le categorie catastali che rappresentano appunto i cosiddetti mobili di lusso a 1,8 a 9. In più poi c'è per tutte le altre categorie anche la mini IMU per i comuni che avevano un'aliquota oltre il 4 per mille. In più c'è la TASI con l'aumento appena introdotto da Renzi, che quindi potrà arrivare fino al 3,3 per mille l'aliquota, e poi la tariffa rifiuti. Per quello che riguarda le seconde case, non solo, anche uffici, capannoni e negozi, la tassazione seguirà questa tipologia di riordino. L'IMU si continuerà a pagare per intero. In più si pagherà l'IRPEF per le seconde case non affittate che si trovino nello stesso comune in cui si trova la prima casa e riguarderà il 50% della rendita catastale e poi si pagherà la TASI e la TARI, ma anche qui c'è un aumento perché la somma delle aliquote TASI e IMU, mentre prima della decisione di Renzi poteva arrivare al massimo al 10,6 per mille, adesso aumenterà e arriverà all'11,4 per mille. Sarà fatta una valutazione che questo potrà costare alle attività commerciali più di 1 miliardo circa. Non solo, ma c'è un altro punto da sottolineare che è chiaro per tutti, sia chiaro per tutti, il 25 mobili comunque della Chiesa continueranno a non pagare l'IMU. Io non so, ringrazio Renzi per questo primo provvedimento, spero che si fermi il prima possibile perché continuando di questo passo abbiamo capito che continuerà a frugare nelle tasche dei ceti medi e anche delle fasce deboli della popolazione. Per il Movimento 5 Stelle invece la prima casa è sacra e noi i soldi li prendiamo altrove. Ci sono le banche, i capo delle banche, le assicurazioni, i proprietari appunto i concessionari di slot machine. Renzi, prova a prendere un po' i soldi da lì, non ti accanire sempre su di noi.